Ivan Mesic è atteso tra lunedì e martedì. Il 21enne centrale mancino slovacco andrà a completare numericamente il cuore della retroguardia dopo il grave infortunio occorso a Pellacani a metà settembre in uscita a Crecco, Germinario e Daloia. Pertanto a gennaio arriverà anche un centrocampista di impatto fisico, soprattutto di inserimento. Non sarà il 25enne Giovanni Crociata, scuola Milan di proprietà dell'Empoli, in prestito al Sud Tirolo, dove finora ha collezionato appena 128 minuti. Calciatore di qualità, ma con caratteristiche diverse da quelle richieste. Crociata infatti è abile soprattutto nella conduzione in spazi stretti. Può giocare anche tra le linee, qui in gol a Pescara con la maglia del Crotone. A Colombo servirebbe, come detto, un calciatore di forza e inserimento senza palla, simil Tenkorang dell'Entella, peraltro già cercato da Delicari in estate. Non risponde a queste caratteristiche neanche il 23enne Enrico Celeghin, ex Renate, quest'anno al Como. L'obiettivo resta Edoardo Iannoni della Salernitana, in prestito biennale al Perugia, dove finora il classe 2001 ex Ancona ha giocato poco, 229 minuti. La destinazione Pescara piace non poco al suo agente Marco Sommella, se ne riparlerà. Nulla da fare per il greco Siatonis di proprietà del Monza, promesso all'Entella. In attacco un esterno o una punta centrale? Riflessione in corso. Il 28enne Alessandro Gabrielloni del Como, appena 39 minuti in B, resta sempre un'idea di Dell'Icarri. Molto dipenderà dalle prossime quattro partite, ovvero quelle che restano da qui alla sosta di fine anno e dunque alla riapertura della finestra invernale. Col Taranto, posticipo casalingo in programma lunedì alle 20:30, trasferta vietata ai tifosi ospiti. Spazio a Gianmarco Ingrosso, reduce da 6 panchine di fila, ultima gara da titolare lo scorso 22 ottobre col Cerignola. Brosco ha smaltito la febbre, si è allenato regolarmente, dunque Ingrosso prenderà il posto di Boben. Crescenzi confermato sulla fascia mancina, squalificato Mora a centrocampo, agiranno Palmiero, Kraja e probabilmente Jabua, favorito su Aloy. In attacco De Sogus dal primo minuto con Lescano ed uno tra Delle Monache e Cuppone. Nel Taranto indisponibili Rajcevic, Panattoni, Infantino, Diaby e Antonio Romano, che sconterà la seconda giornata di squalifica. Risoluzione consensuale con De Maria, reintegrato in rosa il centrocampista Nunzio Brandi. Sistema di gioco 3-5-1-1, in difesa con Manetta e Antonini. Potrebbe tornare dall'inizio il 19enne Evangelisti, figlio di Luca, DS del Taranto, ex centrocampista della Giulianova. Sulle fasce Formiconi e Capitan Ferrara. A metà campo il play è Labriola. Interni Mastromonaco e Mazza. In attacco guida ex Vasto Girardi, alle spalle di Tommasini, che contro il Crotone ha realizzato il primo gol in campionato. Fuori casa Rolino di marcia disastroso, un solo pareggio e ben 7 sconfitte. Non solo, lontano dal pubblico amico, appena 3 gol realizzati e ben 19 subiti. La gara Pescara-Taranto sarà diretta da Saimir Kumara della sezione di Verona.